spiegati, vengono additati come legati solamente al proprio guadagno. Invece la situazione è un po' distratta, gli avvocati si occupano proprio di svolgere la difesa per le fasce, per coloro deboli della società, anzi direi per coloro che non possono neanche arrivare a usufruire del gratuito patrocinio, quindi per coloro che sono senza dimora. L'associazione è distribuita in tutta Italia e direi che gli avvocati che hanno a cuore i diritti di persone che sono un po' dimenticate dalla società, senz'altro svolgono in pieno quel ruolo dell'avvocato che deve essere sempre attento all'etica e a quella responsabilità sociale che è sempre molto importante, quindi svolge un ruolo umanitario, solidaristico. Particolarmente quindi apprezzabile è il lavoro dell'assessore avvocato di strada, come anche che ha promosso, apprezzabile è l'evento, questo seminario che è stato promosso sia da avvocato di strada in collaborazione con Antigone, che stesso appunto un'altra associazione, come ha detto il presidente Paoli, che si occupa invece di tutelare e di assicurare la legalità all'interno del sistema penale, in particolare in questo periodo purtroppo dei diritti dei detenuti. Direi insomma questo seminario, che è rilevante non solo da un punto di vista tecnico-giuridico, perché appunto il parterre dei relatori è di alta caratura, ma importante da un punto di vista sociale, perché parlare delle infiltrazioni nel tessuto economico, di infiltrazioni criminali nel tessuto economico, è occuparsi in ultima analisi della sicurezza ed è qualcosa che riguarda non solo gli operatori del mezzo del diritto o dell'economia, ma tutti i cittadini. Quindi, tra l'altro, io sono convinta che la nostra formazione, che parlo ovviamente della formazione forense e quindi l'aggiornamento professionale, devono stendere non solo al compimento della procedura, degli istituti di diritto sostanziale, ma avere sempre un maggior respiro, un più ampio respiro, quindi tendere all'interdisciplinarità, quindi unire i vari saperi e soprattutto insomma avere un occhio particolare di riguardo ai temi etici e sociali. Detto questo, io appunto, come ha già detto l'avvocato Valeri, mi trovo qui un po' catapultata all'ultimo minuto, sono ben contenta di essere attorniata appunto da importanti e taglierei ogni indugio, darei soltanto la parola alla dottoressa Meloni.